abbiamo componenti ovunque. Allora, Emanuele Faraglia per Tuscia Times, siamo a Bassano Romano per la giornata nazionale delle ferrovie dimenticate. Siamo con Raimondo Chiricozzi, vedete che continua a piovere. Raimondo Chiricozzi e Marco Montagnani del Comitato per la riapertura della Civitavecchia Capranicotte. Perché è importante riaprire una ferrovia appunto dimenticata? Ma riaprire questa ferrovia Civitavecchia Capranicotte è importantissima per il trasporto merci prima di tutto, perché Civitavecchia, dal porto di Civitavecchia all'interporto di Orte, serve qualche cosa che porti merci e non possono essere i tir sulla superstrada. Questo mi sembra pacifico e ancora non viene capita questa cosa, non viene molto compresa dai politici viterbesi. Forse piano piano riusciranno a capirla, anche perché la battaglia che stiamo facendo è una battaglia che ormai dura da 20 anni, 25 anni. È una cosa incredibile che questa ferrovia, dove sono stati spesi 200 miliardi di lire e non sono stati fatti i collaudi dei lavori, sono stati dati altri 123 miliardi di lire alle ferrovie dello Stato, non si sa dove sono andati spesi, dove le ferrovie li hanno spesi. Inoltre è stata fatta una progettazione dall'Europa per 2 milioni di euro, finanziata dall'Europa, che dice che è una ferrovia importantissima anche perché può congiungere la Berlino-Palermo, il TNT-T1, eppure ancora c'è questa insistenza che alle ferrovie non interessa, forse proprio per quei motivi che dicevo prima. Bisognerebbe forse coinvolgere anche un po' di più le persone. Oggi è un po' difficile con questa giornata, insomma, non siete stati fortunati, ecco. Sì, questo è vero, la giornata non è molto promettente, le persone non possono partecipare perché sta piovendo. Però quindi diciamo che l'interesse ci sarebbe. Abbiamo un grosso seguito su Facebook, perché la nostra, per esempio, cioè, per quanto riguarda la partecipazione in diretta delle persone, cioè, ci sono più di 1100 contatti con le persone, quindi noi svolgiamo soprattutto un ruolo informativo continuo, anche perché poi oggettivamente non tutte le persone riescono a trovare il tempo per dedicare a queste cose e per partecipare. Non è detto però che non siano, ecco, un treno che passa. Non è detto comunque che non siano coscienziosamente attente al problema, che tra l'altro ha una valenza economica ed ambientale enorme e sulla quale c'è poco da riflettere. Cioè la cosiddetta cura del ferro, no? La cosiddetta cura del ferro. Va tenuto presente che l'inquinamento mondiale è dovuto per il 25% all'autotrasporto. Un territorio come la Tuscia, che vanta delle valenze ambientali enormi rispetto ad altre aree italiane urbanizzate, dovrebbe come prima cosa ragionare sulla mobilità, cioè sulla maniera di attraversare questo territorio in maniera appunto ecocompatibile. C'è una ferrovia che sta lì dal 1928, che è stata progettata, è stata pensata per congiungere i due mari, ovvero il porto di Civitavecchia addirittura con il porto di Ancona. La ferrovia è lì, dimenticata, lasciata, piena di rovi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è assurdo. Cioè, che è un po' come la stazione qui di Bassano Romano, c'è un piccolo comitato che sta cercando di riaprirla anche qui, perché sarebbe un indotto, no? un incentivo anche, no? Ad aumentare anche gli arrivi, eccetera, eccetera. Però insomma, fino a che non si muovono le amministrazioni, i politici, c'è poco da fare, insomma. Noi abbiamo fatto un incontro adesso con il sindaco di Ronciglione, che ha convocato anche tutti gli altri sindaci interessati alla ferrovia Civitavecchia Capranica Orte. C'è stata una buona partecipazione e si sta muovendo qualche cosa in più, insomma. Sembra che qualche sindaco è interessato, anche se c'è alcuni che ancora fanno un po' di resistenze, però ecco, magari ci vuole una spinta maggiore popolare, e questo è molto difficile in tempi di crisi, le spinte popolari. Ok, grazie.